pietra allora, ma luce. Non era nostro compito interferire, eppure scegliemmo di tentare di aiutare l'umanità. E quando disobbedimmo al creatore, egli ci punì. Fummo lordati dal vostro mondo. Roccia e fango imbrigliarono la nostra luce. Eppure insegnammo all'umanità ciò che sapevamo della creazione. Col nostro aiuto, essi sorsero dalla polvere, divennero grandi e potenti. Poi mutarono i nostri doni in violenza. Solo un uomo ci protesse. Tuo nonno Matusalemme. Fummo inseguiti e molti di noi uccisi. I sopravvissuti, imprigionati in questi gusci di pietra, vennero lasciati alla deriva su questa terra desolata. Pregammo il creatore di riportarci a casa, ma egli è rimasto in silenzio. E ora, tu dici di aver udito la sua chiamata. Se Miasa non può accettarlo, un uomo, se gli uomini hanno distrutto il mondo. Ma io ti guardo e vedo di nuovo una scintilla di Adamo, l'uomo che conoscevo, l'uomo che venni ad aiutare. Veglia su di loro. Sono in buone mani. È il nonno. Thank you.